Bentornati a tutti. Oggi andremo a sconfiggere la palestra della città e quindi per prima cosa curiamoci i Pokémon. Come vedete non c'è più la recluta che blocca la palestra, anzi ci sono vari Slowpoke in giro per la città, insomma. Mannaggia me, se avessi... No, sarà facile questa palestra con cui lava, però... se avessi... mosse di tipo volo con Zubat sarebbe il massimo. Come vedete qui hanno creato per ogni palestra dei piccoli puzzle. E comunque la scenografia caratteristica per ogni palestra è diversa da quella dei vecchi Pokémon. Andiamo dritti con braciere. Nessun problema. Stavo pensando a tipologie di Pokémon da inserire nella nostra squadra. Proviamo a sconfiggerlo con Zubat. Sanguisuga. Tanto per riprenderci quel PS. Kakuna, ok. Vediamo quanto gli fa. Brutto colpo però. Usa rafforzatore. Direi di cambiare. I Kakuna diventano sempre più duri. Beedrill ci dà tanta esperienza. Io voglio mettere Zubat.
Che poi è anche bello Beedrill, guardate com'è stato fatto bene. Che culo. Comunque cambiamolo. Però è resistentino. Un bel po' di punti esperienza sono. Beh, rotafuoco, ma... Vuoi che non glielo insegniamo? C'è. Carota fuoco, tanta roba. Andiamo dalle due gemelline. Le due gemelline. È una lotta in doppio. Sì. Allora. Io voglio che mi uccidano Sentret. Così non si prende lui l'esperienza. Anche se poi mi manda dentro, vabbè. Qui lava. Mille bave colpisce entrambi. Sto Spinarak è un po'... cioè comunque... è un po' una spina nel fianco. Non è molto efficace. Vabbè, a questo punto entra qui lava. Io andrei di rotafuoco su questo odioso Spinarak. Guardate che bella rotafuoco. Oh, Zubat sale al 13. Ecco, morso, morso, quella sì che è una buona mossa. Molto bene, molto bene. Qui cambiamo un po' le levette.
modifichiamo questa. E siccome io voglio sconfiggere anche quello, andiamo di qua. Ovviamente questa. Quando sono curve praticamente non passa, ma si era capito. Possiamo, finalmente usiamo un morso, cavolo. Ok, che non è super efficace, però almeno c'è più probabilità che tentenni. Adesso io gli do terapie. Una pozione, sì. Urco. No, buono. Abbiamo un'antiparalisi. Ah sì, ce l'abbiamo. Ok. Va bene, finché ci fai sanguisuga. No problem. Ah, vabbè dai. Andiamo a rimorso. Uff, che fastidio la paralisi. No, per uno. Dai, almeno questa. Non male, non male. Allora, a sto punto io andrei, dicevo. Al centro Pokémon per curare i Pokémon nella sfida, per la sfida del capo palestra. Sì, curiamo. Molto bene. Salviamo oltretutto. Già 3 ore siamo ancora ad Azzalina, eh. No, sto già salvato. Andiamo. Qual era quello giusto? Era questo tipo. Figuracce. Il problema è che bisogna rifare tutto il coso da capo. Perché siamo usciti. Quindi premere questa. Ritornare qui.
attivare questa. E infine siamo di fronte al capo palestra Raffaello. Con i Pokémon Coleottero non ho proprio rivali. Sto studiando per diventare un'autorità nel campo dei Pokémon Coleottero. Ora ti mostro ciò che ho imparato. Oh, il soffiore all'occhiello, il bellissimo Scyther. Gran bel Pokémon Coleottero. Ma cambiamo Pokémon perché sennò ci tira giù proprio. Dai, finché attacco rapido fa comunque. Ma noi andiamo di rotta fuoco. È molto rapido, cioè molto veloce Scyther. Zubat solo. Praticamente quasi 700 punti in totale. Sì, mettiamo Zubat. Comunque Metapod a livello 15. Vediamo cosa ci fa. Vediamo noi con Morso cosa gli facciamo. Non troppo, proviamo spettro. Poco. Tentenna, però continua a tentennare. L'utilità di morso, di mosse del genere è il fatto che i Pokémon spesso tentennano. Ora speriamo che non si ricarichi però. No, ci mancava che... Allora, noi abbiamo due morsi, se tentenna non tentenna. Fallisce, bene. Non tentenna. Tentenna. Bene. Giù Metapod con Zubat. Kakuna. Allora, io do una super potion a Zubat. Ok, veleno spina ci fa poco. Un PS. E noi andiamo di morso. Tentenna, perfetto. Il bello di veleno spina è che comunque non può avvelenarci, perché noi siamo veleno. Oltre a farci un PS solo. Abbiamo sconfitto Raffaello. Strabiliante, conosci proprio bene i Pokémon. La mia ricerca va approfondita. Ok, hai vinto tu, ecco la medaglia. E riceviamo la medaglia Alveare.
tutti i Pokémon fino a livello 30, anche scambiati, ti obbediranno. Possiamo usare taglio inoltre, fuori dalla lotta. Sì, non proprio, ma comunque. Quindi per tornare lì bisogna rifare tutto. Beh, che dire, penso sia stata una puntata abbastanza intensa, tra sfide ed altro. Per questo decido di terminare qua, salvando il gioco. E noi come al solito ci vediamo nella prossima puntata, in cui andremo nel bosco di Lecci. Alla prossima puntata!